Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. Protagonista di questo episodio de La narratrice di sogni sarà Maria Rita Sanna con la sua raccolta di racconti, Pane e fragole. Ti descrivo la trama. La cultura, le tradizioni, le superstizioni della Sardegna vengono raccontate in maniera coinvolgente. Conosceremo gli aspetti più duri, a volte crudeli. Situazioni in cui la vendetta e il rancore armano le mani degli uomini, costringendoli ad azioni di cui si pentiranno per tutto il resto della loro vita. Ma la vera protagonista è la natura. Questa descrizione ti ha incuriosito? Bene, leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del libro. Buon ascolto! Principessa. Ho fatto dell'irriverenza il mio stile di vita. Da quando, ragazzina, mi imponevo irrispettosa verso chiunque. Evitavo la socializzazione, odiavo le persone felici e, se potevo, facevo di tutto per smontare i loro sorrisi. Odiavo anche i bambini, perché la mia infanzia si era interrotta bruscamente. Volevo stare da sola e libera. A 16 anni andai via dall'incubo della mia famiglia adottiva, col dito medio alzato e con un ragazzo molto più grande di me che mi aveva fatto scoprire l'America. Per un'ora di piacere mi copriva di regali, dandomi pochi soldi. Nel quartiere in cui abitavamo, vicino al mare, conobbi il barista che a volte chiudeva in anticipo l'attività per regalarsi una serata frizzante con me. Così il macellaio, il commesso del negozio di abbigliamento, ma anche lo studente del palazzo di fronte, con cui ci scambiavamo sguardi di fuoco dalle finestre. Nonostante portassi un trucco pesante, agli occhi di tutti passavo inosservata, ma chi mi conosceva mi salutava chiamandomi principessa. Mi ero fatta l'idea che tutti gli uomini fossero teste di cazzo, perché ragionavano solo con quello, e quando mi pagavano mi sentivo forte e libera. Non avevo capito che il mio compagno fosse invece un maledetto stronzo, uscito da chissà quale inferno. Quel pomeriggio d'estate mi fece rimangiare la mia libertà, servendomi la paura. Rientrato a casa, sicuramente ubriaco o drogato, non accettò il mio rifiuto a seguirlo nei suoi oscuri traffici. Mi prese a pugni in volto e nello stomaco, scaraventandomi in terra.